Sulla vetta della montagna Longa, vicino a Palermo, c'è una croce. E voi mi direte, vabbè, è normale, su quasi tutte le montagne italiane c'è una croce. Sì, però questa è una croce un po' speciale, perché è stata messa lì per ricordare le 107 vittime del più grande disastro aereo italiano fino a quello di Linate del 2001. Oggi è una croce per la verità un po' arrugginita, come è arrugginito del resto anche il ricordo di questo incidente che in pochi rammentano. A Palermo, in Sicilia, certo il ricordo è ancora vivo e forte, ma nel resto del paese le cose sono un po' diverse. Allora, 50 anni da questa tragedia, cerchiamo di tirarla via noi un po' di quella ruggine, e facciamolo oggi, perché proprio nell'ultimo periodo sono saltati fuori dei particolari che potrebbero cambiare radicalmente tutta la storia. È il 5 maggio del 1972 e il volo Alitalia 112 decolla dall'aeroporto di Fiumicino in direzione di Punta Raisi a Palermo. È un DC-8 che trasporta 108 passeggeri e 7 membri dell'equipaggio. La maggior parte delle persone a bordo sta rientrando in Sicilia per partecipare alle elezioni politiche che sarebbero tenute un paio di giorni dopo. Purtroppo però l'aereo non arriverà mai a destinazione perché si schianterà contro appunto la montagna Longa che si trova a sud di Palermo tra i territori di Cinisi e di Carini. Era un volo tranquillo, un volo di routine. L'aereo era partito con 25 minuti di ritardo, ma aveva comunque mantenuto un volo costante fino a pochi minuti dall'atterraggio, quando il comandante, Roberto Bartoli, comunica alla torre di controllo che sono pronti all'atterraggio e che si trovano a 74 miglia nautiche dal radiofaro del Monte Gradara, che si trova a circa 10 miglia a sud di Punta Raisi. La torre di controllo risponde fornendo come da prassi i dati meteorologici e fornisce quindi l'autorizzazione all'atterraggio. Anche a Punta Raisi le condizioni sono ottimali, il vento è di 5 nodi, la visibilità di 5 km. E questa però è l'ultima comunicazione che intercorre tra l'aeromobile e la torre di controllo. La torre per la verità capterà un'altra conversazione tra A112 e un aereo in attesa di decollo, ma non riuscirà più a stabilire nessuna connessione. Alle 22:22 avviene l'impatto su un crinale alto 935 metri. Il conseguente incendio causato dal carburante ancora presente nei serbatoi verrà visto dagli abitanti del paese di Carini che si trova ad est del punto dell'impatto. Abitanti tra l'altro che si trovano in gran numero in piazza per assistere all'ultimo comizio elettorale. A bordo di quell'aereo c'erano anche delle persone che definirei un po' particolari. Sto parlando ad esempio dell'ex medico del bandito Salvatore Giuliano, del regista Francesco Indovina che all'epoca stava collaborando con Francesco Rosi che stava appunto indagando sul caso di Enrico Mattei. Poi c'era l'ispettore generale del Banco di Sicilia, Carmelo Valvo, i giornalisti Alberto Scandone e Francesco Crispi e il sostituto procuratore di Palermo Ignazio Alcamo, magistrato, apprezzato per il suo rigore contro i mafiosi e i collusi e era tra l'altro la persona che aveva disposto il soggiorno obbligato per Antonietta Bagarella, che era l'allora fidanzata, poi quella che diventerà la moglie di Totorina, e per Francesco Vassallo, che era all'epoca il più importante costruttore edile di Palermo, all'epoca sospettato di intracciare affari con la mafia, fatto poi comprovato dalle indagini successive. Poi c'era il tenente colonnello della Guardia di Finanza Antonio Fontanelli, che era un esperto in indagini sul riciclaggio, destinato al comando del gruppo di Palermo. E poi la giornalista Angela Fais, brillante segretaria di redazione dei quotidiani L'Ora e Paese Sera, che stava approfondendo il tema delle trame neofasciste in Sicilia ed era in quel momento in stretto contatto con il giornalista Giovanni Spampinato, che guarda caso verrà assassinato nell'ottobre dello stesso anno da Roberto Campria, figlio di un alto magistrato fortemente sospettato di essere coinvolto nell'omicidio di Angelo Tumino. Della tragedia si verrà a conoscenza solo il giorno dopo, ma insomma lo sappiamo, siamo negli anni 70, i sistemi di comunicazione erano veramente meno efficaci e frenetici di quelli di oggi. Il 27 giugno del 1972, con decreto dell'allora ministro Oscar Luigi Scalfaro, viene costituita una commissione d'inchiesta presieduta da un colonnello dell'aeronautica, Francesco Lino. Colonnello dell'aeronautica, certo, ma senza nessuna esperienza di volo. La commissione, in base alle norme che regolano i rapporti tra Alitalia e il Ministero dei Trasporti, avrebbe dovuto prevedere una composizione di 13 membri, di cui 3 appartenenti all'ANPAC, ma il colonnello Lino si limitò a 11, escludendo di fatto i due piloti. La commissione lavora alla velocità della luce e in un tempo record di 12 giorni presenta i suoi risultati. La conclusione, fornita da questa commissione, sentenziò che il radiofaro era stato spostato più a sud, ma che aveva mantenuto la stessa frequenza, e questo avrebbe tratto in inganno l'equipaggio. Dissero persino che avessero scambiato le luci di un paesino per quelle di Punta Raisi. Ma era una notte limpidissima. Avevano attivato tutti gli strumenti di volo, anche il radar meteo.
Punta Raisi è di fronte al mare ed era impossibile non accorgersi del superamento della linea di costa e la posizione dell'aereo era tra l'altro perfettamente nota, dato che, come abbiamo detto prima, era stata comunicata alla torre di controllo pochi minuti prima. Inoltre il comandante Bartoli aveva già realizzato atterraggi proprio a Palermo dopo lo spostamento del radiofaro ed era quindi a perfetta conoscenza della situazione. Si disse poi anche che il comandante Bartoli fosse in preda ad una sorta di annebbiamento cerebrale dovuto all'uso di sostanze stupefacenti e alcol. Dicevamo che l'inchiesta si chiude rapidamente e la conclusione è che, e adesso cito, i fatti determinanti l'incidente aereo fossero stati la mancata osservanza da parte di entrambi i piloti del manuale di volo, l'insufficiente osservazione dell'esterno della cabina di pilotaggio, viste le condizioni disastrate dell'aeroporto, la distrazione del comandante Bartoli evidenziatasi nel corso della giornata a causa di annebbiamento cerebrale dovuto a droga e alcol. Insomma, questo lo danno per certo. E si accontentano tutti di queste risultanze e non ne cercano altre. Ma è una soluzione che da subito non convince molti. L'equipaggio, formato appunto da Roberto Bartoli, dal pilota Bruno Dini e dal tecnico di volo Gino Di Fiore, era considerato molto esperto. Come potevano aver commesso una serie di errori del genere? E poi anche l'esame tossicologico disposto sui cadaveri e svolta dal professor Ideale dei Carpio, dirigente dell'Istituto di Medicina Legale di Palermo, aveva dato esito negativo. Roberto Bartoli, tra l'altro, era considerato un pilota molto capace, figuratevi che era stato scelto lui per accompagnare Papa Paolo VI a Nuova Delhi. Qualcuno parla anche di una bomba a bordo, ne parla per prima, già l'8 maggio, l'agenzia Reuters, ma anche questa strada non viene seguita e alla fine il caso viene archiviato come disastro. Nessuno sembra interessato ad approfondire. Ci sono già, come abbiamo visto, delle piccole incongruenze che giornali e mezzi di informazione avrebbero dovuto, almeno a mio modo di vedere, approfondire meglio. Ma la disinformazione ebbe la meglio e gli italiani, che sono maestri a credere a tutto quello che dice stampa e TV, beh, si dimenticano presto di questo incidente. L'interesse per la tragedia si derubrica rapidamente nel fare una gita sul luogo dell'incidente per scattarsi qualche foto. Una pratica disgustosa, a mio modesto modo di vedere, che si ripete spesso però nelle tragedie. Forse anche voi ricorderete quelle gite organizzate sul promontorio dove giaceva la Costa Concordia per permettere alle persone di scattarsi dei selfie, come li chiamano oggi, con relitto sullo sfondo. L'indagine viene trasferita da Palermo a Catania, dato che appunto tra le vittime c'era Ignazio Alcamo, il magistrato. In questa fase il PM di Catania si lamentò del fatto che sulla copertina dei documenti inviati c'era già il nome dei tre piloti, come se qualcuno avesse già deciso chi fossero i colpevoli e volesse farlo sapere con chiarezza a chi avrebbe svolto le indagini successive. Viene richiesta una perizia ai tecnici della McDonnell Douglas, la società che aveva costruito l'aereo, e anche ai tecnici della Rolls-Royce che aveva prodotto i motori, ma nessuno trovò evidenza di guasti. Ciò che stupisce è che invece nessuno chiese mai tracciati radar di Marsala, peccato, perché avrebbe potuto fare chiarezza sulla rotta percorsa realmente dall'aereo. Ma non tutti sono uguali. L'allora vice questore di Trapani, Giuseppe Peri, beh, vuole vederci più chiaro e fa il suo lavoro, quindi indaga. E nelle sue indagini fa quello che fa sempre, ossia cerca dei collegamenti fra la criminalità organizzata, i movimenti di estrema destra, l'imprenditoria, la politica e soprattutto la mafia, e produce un poderoso fascicolo che riguarda proprio il volo A112. Lo presenta alla magistratura il 22 agosto del 1977, ma nessuna procura italiana, a partire da quella di Milano, lo prende in considerazione e l'indagine viene immediatamente affossata. E per fargli passare la voglia di mettere il naso in faccende delicate, qualcuno si prende la briga anche di svitare i bulloni della ruota anteriore sinistra della sua alfetta di servizio. Lui si salva, ma i guai per lui non sono finiti. Se non riesci a farlo fuori fisicamente, beh, puoi sempre tentare di distruggere la sua figura di ligio servitore dello Stato. Ci pensa il questore di Trapani, che lo descrive pubblicamente come un farneticante e trasmette il proprio giudizio all'autorità giudiziaria. Il capo di gabinetto della questura di Trapani quindi lo fa trasferire prima a Messina e poi in un ufficio a Palermo dove si troverà a sbrigare migliaia di impolverate pratiche di scarsa importanza. E finirà purtroppo così la sua carriera. Morirà di infarto il 1 gennaio del 1982, non prima di avere saputo che sia il capo di gabinetto che il magistrato che gli aveva affossato l'indagine risulteranno iscritti alla loggia massonica P2.
Nel 1982 il direttore dell'aeroporto e due tecnici dell'ente per l'aviazione civile imputati nel processo vengono assolti. Le parti civili nel corso del processo si lamentano spesso di non aver avuto nessuna possibilità di esprimersi, affermano di venire costantemente interrotte e zittite e per tale ragione si ritirano platealmente dal processo senza aspettare i giudizi di secondo e terzo grado per protestare, a detta loro, contro una giustizia blindata che non mirava alla verità. Nel frattempo, alcuni piloti dell'ANPAC effettuano vari voli ripercorrendo la stessa rotta di A112, stesso percorso, con lo stesso tipo di vettore di C8, partendo dalla stessa altitudine di 5.000 piedi e muovendosi con la stessa velocità di discesa, circa 250-300 km all'ora. Da questi test si arriva a capire che l'angolazione con cui si posizionano i rottami rispetto al punto di impatto non è congruente con la dinamica dell'incidente. Si chiese anche una perizia mirata sul nastro della torre di controllo, ma i magistrati Aldo Grassi, Sebastiano Cacciatore e il dottor Pietro Vitaliti respinsero la richiesta. Ma a volte il tempo è galantuomo e Maria Eleonora Fais, la sorella di Angela, la giornalista deceduta nell'incidente, più di 30 anni dopo ritrova le carte dell'indagine di Peri e assieme a molti familiari delle vittime inizia a chiedere una riapertura dell'indagine. Viene portata come prova quella volta una foto scattata sul luogo dell'impatto. In questa foto si vede una parte dell'ala che sembra interessata da alcuni fori fatti da un'arma di grosso calibro. Vengono portati anche dei dati relativi ad un consistente traffico aereo presente nei cieli di quella sera del 5 maggio del 72 a causa di un'esercitazione NATO. Ma anche qui non si arriva a nulla di concreto. Passano gli anni e nel 2017 viene disposto uno studio dal professor Rosario Ardito Marretta, docente di aerodinamica e dinamica dei fluidi all'Università di Palermo e voluto fortemente dall'Associazione Parenti delle Vittime di Montagna Longa. La conclusione di queste analisi è dirompente. Si tratterebbe di un sabotaggio del velivolo. Lo studio viene pubblicato, tradotto in inglese, dalla Cambridge Scholars Publishing ed è un complicato susseguirsi di equazioni matematiche che hanno permesso a Marretta di verificare le proprie tesi. Tengo a precisare che l'editore è straniero perché dovete sapere che nessun editore italiano ha accettato di pubblicare questo studio. Ma c'è di più. Salta fuori che il nastro della scatola nera aveva mancato di registrare le ultime 7 ore di volo dell'aereo. Questo aereo è un volo di corto raggio, questo significa che in un giorno compie varie tratte ed è pilotato da vari equipaggi che si succedono ai comandi. Sembra quindi impossibile che nessuno di questi equipaggi, che sono almeno 5, si sia accorto del malfunzionamento di quella importantissima apparecchiatura. Prima del decollo si esegue sempre una particolareggiata attività di controllo, una checklist, che viene usata proprio per verificare che tutti i sistemi e gli strumenti dell'aereo siano in buone condizioni. Una checklist scritta che viene controllata dal comandante e dal suo secondo, non è che si va a memoria. E guardate che se si analizza il manuale d'uso del DC-8 di Alitalia, scopriamo che questo è un guasto classificato come primo livello, ossia il livello più alto e che se riscontrato costringe l'aeroplano a terra. 5 equipaggi si alternano, 5 equipaggi fanno il controllo e tutti e 5 non si accorgono che la scatola nera non sta registrando? È semplicemente impossibile. La coincidenza, se vogliamo chiamarla così, che fa drizzare le orecchie a Marretta è che l'aereo era stato sottoposto a manutenzione proprio 5 giorni prima del disastro, il 30 aprile, e che quelle 7 ore mancanti sono proprio il cumulo delle ore di volo del DC-8 dalla revisione al momento del disastro. E qui partono le ipotesi di sabotaggio, un sabotaggio realizzato proprio per evitare che i piloti dell'aereo si rendessero conto del guasto. Quando ci si trova di fronte a fatti del genere, la voglia di approfondire prende sempre il sopravvento e quindi si va ad indagare sempre più a fondo. E si scopre, ad esempio, che i corpi delle vittime si trovarono talmente disintegrati che non fu possibile neppure procedere al riconoscimento per molti di loro. E questo, di solito, negli scontri contro le montagne, non avviene. E poi ci si concentra sui reperti trovati a terra dopo l'incidente. E nel dettaglio, la borsa di Angela Fais, che non risulta bruciata, neppure i documenti personali sembrano essere stati attaccati dal fuoco. Inoltre la cerniera scardinata, come se avesse subito un forte spostamento d'aria causato da un'esplosione. Si trovano alcune pillole di Optalidon, che è un analgesico, che risultano come sfarinate. Alcune penne Biro Bic, che appaiono come frantumate. Per questi ultimi due tipi di reperti, intendo dire le pillole e la penne, si prevede di fare anche un test in laboratorio e si scopre che anche con un impatto a 250-300 km all'ora non si riesce ad ottenere gli stessi risultati a causa del basso peso specifico dei reperti stessi. Un risultato simile si ottiene solo con un'esplosione.
Tutte le vittime sono state trovate senza scarpe e questo fa immaginare che fosse stato dato un avviso di emergenza ai passeggeri in vista o di un ammaraggio o di un atterraggio di emergenza. Nonostante questi dati, il procuratore Giovanni Pizzillo con i suoi sostituti non ritennero opportuno disporre una perizia balistica per verificare l'eventuale presenza di tracce di esplosivo. Ed è un peccato, perché fu proprio una perizia come questa a dare la svolta definitiva al mistero che circondava l'attentato di Enrico Mattei. Perizia, tra l'altro, che quella volta venne disposta 35 anni dopo l'incidente. Le autopsie, non balistiche, vennero disposte solo per i cadaveri dei due piloti. Inoltre l'aereo proveniva da ovest, dalla parte dei Terrasini, si schianta su un crinale, ma la maggior parte delle vittime viene trovata dal lato opposto del crinale stesso, quello che guarda verso l'altro paese, un altro fatto strano. Ma torniamo alle tracce dell'incendio trovate sui resti dell'aereo. Si nota che i resti dell'aereo mostrano la parte destra della coda molto più danneggiata dalle fiamme della parte sinistra. Anzi, come potete vedere in questa foto, queste sono foto originali dell'epoca, la parte sinistra praticamente non sembra neppure toccata dalle fiamme. Oltre a questo vengono trovati resti di cappelliere, sedili e altri oggetti che non sono assolutamente stati toccati dal fuoco. Gli esperimenti fatti nella ricostruzione dell'incidente su un terreno simile su quello che si trova su Montagna Longa avevano dimostrato che in caso di schianto l'incendio avrebbe dovuto bruciare praticamente tutto. Ma ci si chiede, dov'è finito tutto il carburante? Stiamo parlando di 18 tonnellate circa. Dov'è finito tutto questo carburante imbarcato prima del decollo a Roma? Sui terreni non se ne trova traccia e tra l'altro la temperatura di 800 gradi che si sviluppa di solito a causa di questi incendi si sarebbe andata incontro ad un processo di vetrificazione del terreno, cosa che non si evince dai riscontri. Nei pressi del punto dell'impatto delle foto si può persino vedere per terra dell'erba verde. Per Marretta il carburante deve essere stato disperso in aria prima della caduta, probabilmente attraverso un foro posto vicino alla manichetta di espulsione del cherosene sull'ala destra, forse causato, dice lui, da una microcarica di esplosivo della dimensione di un pacchetto di sigarette. La carica esplode, il cherosene prende fuoco e l'aereo precipita. Esplosione sul lato destro dell'aereo che spiegherebbe la differenza tra il lato destro e il lato sinistro del timone di coda. Si ricontrollano poi le testimonianze degli abitanti di Carini e guarda caso molti confermano che l'aereo era già in fiamme prima di scontrarsi sulla montagna. Testimonianza avallata anche da due agenti di polizia che in quel momento si trovavano di pattuglia sull'autostrada e che inoltre riportarono di aver sentito i motori dell'aereo produrre un rumore anomalo. Un rumore strano dei motori riferito anche da una donna che dal balcone della sua casa di Cinisi disse di aver visto anche lei l'aereo in fiamme dirigersi verso il costone di roccia dove si schianterà. Marretta è certo delle sue conclusioni. Dice che le possibilità che sia vero quello che sostiene sono superiori a quelle che l'esame del DNA fornisce sull'identità di una persona. Ma perché coinvolgere in un attentato un aereo di linea? C'entra forse la presenza a bordo di Ignazio Alcamo, il magistrato, o di Franco Indovina, o di Angela Fais, la giornalista, o ancora del colonnello della Guardia di Finanza Antonio Fontanelli? Tutte persone che col loro lavoro stavano mettendo il naso in quel momento in affari poco chiari. Siamo negli anni 70, certo, un periodo in cui vigeva un clima di profonda paura. In quest'ottica, tra l'altro, non sarebbe neppure strano il fatto che l'attentato non sia mai stato rivendicato. L'assenza di rivendicazioni non è significativa. Tra il 1969 e il 1974 ci furono 10 attentati, quasi tutti non rivendicati. Insomma, se si doveva far passare un messaggio, si era certi che chi doveva capirlo quel messaggio lo avrebbe capito anche senza rivendicazioni. Su Montagna Longa ci sono stati 3 processi e un'istanza di riesame respinta nell'ottobre del 2001. Nonostante tutto, forse permettetemi, forse proprio a causa di questo, non conosciamo ancora la verità. E io mi vergogno e ci resto male. Questa è una cosa che mi capita per due motivi. Beh, il primo è ovvio, questa è una grandissima tragedia dell'aeronautica italiana e non ha ancora un colpevole. O meglio, credo fortemente che sia stato indicato il colpevole sbagliato. Sono convinto che quelle 107 vittime meritino qualche cosa di più. Dopo 50 anni siamo ancora qui che cerchiamo una strada non solo per conoscerla questa verità, ma soprattutto per cercare di riaprire il caso. Ma la cosa che mi ferisce di più, quella che mi fa vergognare di più, è che io questa tragedia non la conoscevo. Sono nato dopo il disastro, ma questo non mi giustifica in nessun modo. È stato solo grazie ad Alessio, un iscritto al canale, che sono venuto a conoscenza di questo fatto. Mi ha scritto e mi ha detto «Perché non dai un'occhiata alla storia di Montagna Longa?» E io in modo innocente gli ho risposto che non ne avevo mai sentito parlare, ma che avrei dato un'occhiata. Grazie Alessio, veramente grazie. Se non fosse stato per te, chissà se mai sarei venuto a conoscenza di questa triste storia. Però mi sono accorto di essere in buona compagnia nella mia abissale ignoranza. Ho chiesto ad un po' di persone e nessuno se lo ricordava a 112.
Allora ho fatto quello che sono capace a fare, almeno credo, e questa storia l'ho raccontata sperando che altre persone inizino a conoscerla. Io spero di aver fatto un lavoro decente, sempre con modestia e passione. Permettetemi di concludere dedicando questo racconto a Enrico Delle Femmine, il mio vecchio professore di filosofia del liceo che è venuto a mancare pochi giorni fa. Enrico era una persona meravigliosa, un vero pensatore libero. Dopo il liceo eravamo rimasti in contatto, avevamo fatto trasmissioni radio assieme, avevamo collaborato in un'associazione culturale creata proprio da lui. Abbiamo fatto un sacco di discussioni, qualche volta non eravamo d'accordo, ma era questo il bello del confronto con Enrico, che era sempre un momento di crescita. Mi mancherà il suo sorriso, mi mancherà il suo modo di analizzare le cose, che non era mai banale. Se oggi sono quello che sono, un po' lo devo anche a lui. Ciao Enrico, grazie di tutto.